Speriamo. Professor Cacciari? Ma io vorrei, cioè, cerchiamo di discutere un po' di sostanza, al di là di chi faranno il presidente domani alla Camera e al Senato. Come è emerso anche da alcune battute della giornalista prima intervistata, è evidente che qui vi è un'incertezza di fondo, proprio di linea politica strategica, da parte del partito che ha, virgolette, virgolette, vinto le elezioni, grazie a questa sciagurata legge elettorale che da anni tutti dicono che è un porcellum e nessuno cambia. Perché? Troppo facile la risposta. E comunque, grazie a questa sciagurata legge, c'è un partito che, come diceva Mieli, con lo 0,4% in più alle elezioni, ha una maggioranza alla Camera. Questo partito non sa dove sbattere. Primo, perché c'è un leader che evidentemente è uscito sconfitto dalle elezioni. Secondo, perché appunto è diviso al suo interno, ma non perché c'è stato Renzi, lo era anche prima, perché è un partito mai nato, un partito della coesione tra le sue diverse anime non è mai esistita. E ora non sa che strada scegliere, a prescindere dal fatto di chi eleggono al Senato e di chi eleggono alla Camera, perché è evidente che se avessero una linea precisa e dicessero il mio destino è trovare l'accordo con questo elettorato grillino, con questo bisogno di novità che assume toni quasi, virgolette, eversivi, eccetera, eccetera, bene, allora di conseguenza opero perché alla Camera vi sia comunque un presidente dei Grillini e su questa base posso aprire un discorso, se non con Grillo, certamente con l'elettorato Grillino, in prospettiva di nuove elezioni, dove mi presento con Renzi e soltanto presentandomi con Renzi fotto a Grillo il 4-5% dei voti garantito. Ma non è questa la linea del Partito Democratico? Qual è? Allora mi metto d'accordo con Monti, con il centro, ma sì, ma no, ma chi? Una parte del Partito Democratico vuole questa strada e chiudere ogni altra prospettiva. Un'altra parte più possibilista a 360 gradi, perché gli va bene il governo tecnico, gli va bene Monti, gli va bene magari anche perché no qualcosa con il partito, con il PDL, eccetera, o su qualche tema e così via. È nella confusione totale. Fintanto che il partito che ha, virgolette, vinto le elezioni non si chiarisce le idee su dove vuole andare a parare, noi vivremo comunque nell'incertezza. Poi speriamo ci sia un governo tecnico, allora a questo punto direi a Paolo, a Mieli, è meglio che non ci sia Monti, è chiaro, perché a chi dà l'incarico Napolitano? Lo darà al Presidente del Senato, Certo. meglio che ci sia, la Finocchiaro a questo punto, che cerca di fare lei un governo, perché Monti, se fa il Presidente del Senato e il Presidente del Consiglio, è comunque un pasticcio per quanto possa durare 3 giorni, 4 giorni, 5 giorni. La Finocchiaro mette insieme un governo tecnico, vediamo la disponibilità addirittura della Lega, la constatiamo oggi, meglio di così, e si va tra un anno alle elezioni anticipate. È una strada più lineare. Tuttavia, ripeto, la sostanza non cambia. Se il partito di maggioranza relativo o quasi non ha una sua strategia, come non l'ha, come dimostra ogni giorno di non avere, è impossibile che la crisi politica italiana venga risolta con un governo di una qualche efficienza. Questa è la questione. Quindi il discorso riguarda il gruppo dirigente del Partito Democratico, riguarda il dibattito al loro interno, riguarda il congresso serio che finalmente dovrebbero fare. Le primarie non sono congressi, vanno avanti da 5 anni con le primarie, non con i congressi in cui ci sono diverse linee politiche che si confrontano, correnti serie che si confrontano, prendono la maggioranza, governano, eccetera, eccetera. Non è possibile andare avanti così, ma non per il Partito Democratico, per questo stramaledetto paese non è più possibile andare avanti così, con un partito personale che dipende dall'amnistia al suo capo e un altro che non sa assolutamente da che parte parare. Ma quanto vogliamo andare avanti? Il 75% degli italiani o non ha votato o ha votato Grillo e Berlusconi, ma ci rendiamo conto di questo? Il 75% degli italiani. Non lo so. Cosa vuoi che me ne freghi a me del Presidente della Camera e del Senato? Questo è il problema. Certo, come la certo. senatrice. Allora, sentiamo rapidamente tutte e tre perché tra 3 minuti devo chiudere. Quindi lei, professor Cacciari, oggi per esempio che cosa gli consiglierebbe a Bersani? Rapidamente, eh? Gli consiglierei di non fare neanche questo tentativo, ammettere come sono andate le cose. Favorire e chiedere a Napolitano di affidare l'incarico di un governo tecnico, però di altissimo profilo politico-tecnico,
al Presidente del Senato. Benissimo. Io leggerei Presidente del Senato la Finocchiaro. Benissimo. Allora, Maffellotto, condividi? Ma andiamo su sì, questa... Sì, una parte condivido, penso che sarebbe stato, anche per quello che abbiamo sentito da Maria Teresa Meri, non solo da lei, per i problemi interni del PD, se avessero e se proponessero un candidato di Grillo alla Camera sarebbe tutto più lineare. Se poi Bersani insiste con voler fare il suo governo, tre richieste sulle quali i grillini devono dire sì o devono dire no. Devo vedere come fanno a dire di no a un programma che prevede, che ne so, l'abolizione del finanziamento dei partiti o quella di dimezzare i parlamentari. A quel punto si capisce se cosa vogliono fare i grillini e che intenzioni hanno. Dopodiché, se questo tentativo non dovesse riuscire, si tenterà quello che il presidente Napolitano, non solo lui, ha in mente, di fare un governo di responsabilità istituzionale che faccia quelle due o tre cose prima di andare a votare. Sargi? Io concordo pienamente con Cacciari. Cioè quello da cui siamo partiti, Finocchiaro e Franceschini sono quelli che sono più a portata di mano per essere eletti. Finocchiaro è fortissima per fare un governo istituzionale, non dobbiamo nasconderci che questo è l'esatto opposto della linea di Bersani. Bersani è partito per fare un governo con il Movimento 5 Stelle e dargli la presidenza di una delle due Camere. Se finisce così, ed è la soluzione non solo più pratica ma la più auspicabile, è la sconfitta di Bersani. Paolo Mieli, un minuto. Io mi fermo ad Anna Finocchiaro, da quella siamo partiti, è la sua giornata, nel senso che da domani potrà diventare Presidente del Senato, Presidente del Consiglio, Presidente della Repubblica e forse dell'ONU, forse dell'ONU. Anche se tu preferiresti Monti. Però no, ti fermi ad Anna Finocchiaro, ma ti ti Monti. No, io non è che preferisco Monti, dico solo che le eccezioni... Forse anche lui può diventare Presidente del Consiglio della Repubblica dell'ONU, dell'Europa, di tutto quello che volete, però dico solo una cosa infine a Cacciari, che lui poi quando gli chiede... Non riaprire il dibattito perché stiamo per chiudere. Che consiglio dà di fare un congresso in cui si confrontano linee politiche, ma l'ultimo congresso in cui si sono confrontate le linee politiche è stato quello del PC del 66. L'undicesimo. Poi basta, quindi i congressi. Il PC del 66 è esagerato, va bene. No. Allora, grazie davvero a tutti perché vi ho sottoposto a un tour de force, soprattutto Sorgi e Maffellotto e Sanremo Tele 3, ma anche Mieli, Feltri, Cacciari, non indifferente, oltretutto non avevamo neanche un nome su cui ragionare. Quindi grazie davvero, questo speciale finisce qui, torniamo però domani mattina e anche il pomeriggio con Rai Parlamento, tra pochissimo il TG3.